Dai quaderni di Maria Valtorta, 4 marzo 1944, il martirio di Santa Fenicola. Vedo due giovani donne in preghiera, una preghiera ardentissima che deve proprio penetrare nei cieli. Una è più matura, pare quasi sui 30 anni. L'altra deve da poco aver passato i 20. Sembrano in perfetta salute tutte e due. Poi si alzano e preparano un piccolo altare su cui dispongono lini preziosi e fiori. Entra un uomo vestito come i romani dell'epoca, che le due giovani salutano con la massima venerazione. Egli si leva dal petto una borsa dalla quale trae tutto quanto occorre per celebrare una messa. Poi si riveste delle vesti sacerdotali ed inizia il sacrificio. Non comprendo benissimo il Vangelo, ma mi pare sia quello di Marco. E gli presentarono dei bambini. Chi non riceverà il regno di Dio come un bambino non c'entrerà. Le due giovani inginocchiate presso l'altare pregano sempre più fervorosamente. Il sacerdote consacra le specie e poi si volge a comunicare le due fedeli, cominciando dalla più anziana, il cui volto è serafico di ardore. Poi comunica l'altra. Esse ricevute le specie si prostrano al suolo in profonda preghiera. Ecco. E sembra restino così per pura devozione. Ma quando il sacerdote si volge a benedire e scende dall'altare su una pedana di legno, dopo la celebrazione del rito che è uguale a quella di Paolo nel Tullianum, solo qui il sacerdote celebrante parla più piano, date le due sole fedeli, ecco perché capisco meno il Vangelo. Una soltanto delle giovani si muove, l'altra rimane come prima, prostrata. La compagna la chiama e la scuote. Si china anche il sacerdote, la sollevano. Già il pallore della morte è su quel viso, l'occhio semispento, naufraga sotto le palpebre, la bocca respira a fatica. Ma che beatitudine in quel viso! La adagiano su una specie di lungo sedile che è presso una finestra aperta sul cortile in cui canta una fontana e cercano di soccorrerla. Ma radunando le forze la alza una mano e accenna al cielo, non dice che due parole, grazia Gesù, e senza spasi mi ispira. Tutto ciò non mi spiega che c'entra la giovane legata alla colonna che ho visto questa notte e che per quanto molto più pallida e smagrita, spettinata, torturata, mi pare assomigli tanto alla superstite che ora piange presso la morta. E resto così nella mia incertezza per qualche ora. Soltanto ora che è sera ritrovo la giovane piangente prima, ora ritta presso la fontana del severo cortile nel quale sono coltivate solo delle piccole aiuole di gigli e sui muri salgono dei rosari tutti in fiore. La giovane parla con un giovane romano. È inutile che tu insista, Flacco. Io ti sono grata del tuo rispetto e del ricordo che hai per la mia amica morta. Ma non posso consolare il tuo cuore. Se Petronilla è morta, segno era che non doveva essere tua sposa. Ma io neppure. Tante sono le fanciulle di Roma che sarebbero felici di diventare le signore della tua casa. Non io, non per te, ma perché ho deciso di non contrarre nozze. Tu pure sei presa dalla frenesia stolta di tante seguaci di un pugno di ebrei? Io ho deciso, risponde, e credo di non essere folle, di non voler contrarre nozze. E se io ti volessi, dice il romano, non credo che tu, se è vero che mi ami e mi rispetti, vorrei forzare la mia libertà di cittadina romana, ma mi lascerai seguire il mio desiderio, avendo per me la buona amicizia che io ho per te. Ah no, dice Flacco, già una mi è sfuggita, tu non mi sfuggirai. Ella è morta, Flacco, risponde Fenicola. La morte è forza a noi superiore, non è fuga di uno ad un destino. Ella non si è uccisa, è morta. Per i vostri sortileggi, lo so che siete cristiane e avrei dovuto denunciarvi al Tribunale di Roma, ma ho preferito pensare a voi come a mie spose. Ora per l'ultima volta ti dico, vuoi essere moglie del nobile Flacco? Io te lo giuro che è meglio per te entrare, signora, nella mia casa e lasciare il culto demoniaco del tuo povero Dio, anziché conoscere il rigore di Roma, che
che non permette siano insultati i suoi dei. Sii la mia sposa e sarai felice, altrimenti non posso essere tua sposa. A Dio sono consacrata, al mio Dio. Non posso adorare gli idoli, io che adoro il vero Dio. Fa di me quello che vuoi, tutto puoi fare del corpo mio, ma la mia anima è di Dio, ed io non la vendo per le gioie della tua casa. È la tua ultima parola? L'ultima. Sai che il mio amore può mutarsi in odio? Dio te ne perdoni. Per mio conto ti amerò sempre come fratello e pregherò per il tuo bene. Ed io farò il tuo male. Ti denuncerò, sarai torturata. Allora mi invocherai, allora comprenderai che è meglio la casa di Flacco alle dottrine stolte di cui rinutri. Invece comprenderò che il mondo, per non avere più dei flacchi, ha bisogno di queste dottrine. E farò il tuo bene pregando per te dal regno del mio Dio. Maledetta cristiana, alle carceri, alla fame, ti sazi il tuo Cristo se lo può. Ho l'impressione che le carceri siano abbastanza prossime alla casa della Vergine, perché la strada è poca, e che il nobile Flacco sia né più né meno che un segugio del questore di Roma. Perché quando la visione, mutando aspetto, mi riporta alla sala già vista con la giovane legata alla colonna, vedo che è un tribunale come quello in cui fu giudicata Agnese. Ben poche sono le differenze, e che anche qui vi è un brutto ceffo che giudica e condanna, e che Flacco gli fa da aiutante e aizzatore. Fenicola, estratta dalla muta dov'era, viene portata in mezzo alla sala. Appare sfinita di forze, ma ancora tanto dignitosa. Per quanto la luce la bacini, debole com'è, abituata ormai al buio carcere, si tiene eretta e sorride. Le solite domande e le solite offerte seguite dalle solite risposte. Sono cristiana, non sacrifico ad altro Dio che non sia il mio Signore Gesù Cristo. Viene condannata alla colonna, le strappano le vesti e, nuda alla presenza del popolo, la legano con le mani e i piedi dietro a una delle colonne del tribunale. Per fare ciò le slogano le anche e le slogano le braccia. La tortura deve essere atroce, non basta, ma torcono le funi ai polsi e alle caviglie, la percuotono sul petto e sul ventre nudo con verghe e flagelli, le torcono le carni con tenaglie e altri così atroci supplizi che non sto a ridire. Ogni tanto le chiedono se vuole sacrificare agli dèi. Fenicola, con voce sempre più debole, risponde «No». Al Cristo, a Lui solo. Ora che lo comincio a vedere, ad ogni tortura me lo rende più vicino. Volete che lo perda? Compite la vostra opera, che io abbia il mio amore compiuto, dolci nozze, di cui Cristo è sposo ed io sposa sua, sogno di tutta la mia vita. Quando la slegano dalla colonna, ella cade come morta per terra. Le membra slogate, forse anche spezzate, non la reggono più, non rispondono a nessun comando della mente. Le povere mani, segate ai polsi dalla fune che ha fatto due braccialetti di sangue vivo, pendono come morte. I piedi, pure lacerati ai malleoli, sino a mostrare i nervi e i tendini, appaiono chiaramente spezzati dal modo come stanno ripiegati in modo innaturale. Ma il volto è pieno di una felicità di angelo. Scendono le lacrime sulle gote sangue, ma l'occhio ride assorto in una visione che l'estasia. I carcerieri, meglio i boia, la colpiscono di calci e a calci la spingono come fosse un sacco tanto immondo da non poter essere toccato verso la predella del questore. Ancora viva sei? Sì, per volontà del mio Signore. Ancora insisti? Vuoi proprio la morte? Voglio la vita. Oh mio Gesù, aprimi il cielo. Vieni, amore eterno. Gettatela nel Tevere. L'acqua calmerà i suoi ardori. I boia la sollevano con mal garbo. La tortura delle membra spezzate deve essere atroce, ma ella sorride. La avvolgono nelle sue vesti non per pudicizia, ma per impedirle di reggersi in acqua. Inutile cura, con gli arti in quello stato non si nuota.
Solo la testa emerge dal dirupo delle vesti. Il suo povero corpo, gettato sulle spalle di un carnefice, pende come fosse già morta. Ma ella sorride alla luce delle fiaccole, perché ormai è sera. Giunti al Tevere, come se fosse un animale da sopprimersi, la prendono e dall'alto del ponte la precipitano nelle acque scure, sulle quali ella riaffiora due volte e poi si inabissa senza un grido. Dice Gesù: ti ho voluto far conoscere la mia martire Fenicola per dare a te e a tutti qualche insegnamento. Tu hai visto il potere della preghiera nella morte di Petronilla, compagna e maestra di Fenicola, di cui era molto più anziana, ed il frutto di una santa amicizia. Petronilla, figlia spirituale di Pietro, aveva assorbito dalla viva parola del mio apostolo lo spirito di fede. Petronilla, la gioia, la perla romana di Pietro, sua prima conquista romana, quella che per la sua rispettosa e amorosa devozione all'apostolo lo consolò di tutti i dolori della sua evangelizzazione romana. Pietro, per amore mio, aveva lasciato casa e famiglia, ma colui che non mente gli aveva fatto trovare in questa fanciulla, e in maniera sovrabbondante, colma, premuta secondo le mie promesse, conforto, cure, dolcezze femminili. Come io a Betania, egli in casa di Petronilla trovava aiuti, ospitalità e soprattutto amore. La donna è uguale nel suo bene e nel suo male, sotto tutti i cieli e in tutte le epoche. Petronilla fu la Maria di Pietro, con in più la sua purezza di fanciulla, che il battesimo ricevuto mentre ancora l'innocenza non aveva conosciuto oltraggio, aveva portato a perfezione angelica. Maria, ascolta. Petronilla, volendo amare il maestro con tutta se stessa, senza che la sua avvenenza e il mondo potessero turbare questo amore, aveva pregato il suo Dio di fare di lei una crocifissa. E Dio la esaudì. La paralisi crocifisse le sue angeliche membra. Nella lunga infermità, sul terreno bagnato dal dolore, fiorirono più belle le virtù e specie l'amore per la madre mia. Ascolta ancora, Maria, quando fu necessario, la sua malattia conobbe una sosta per mostrare che Dio è padrone del miracolo, e poi, finito il momento, tornò a crocifiggerla. Non conosci nessun altro, Maria, alla quale il suo maestro, come Pietro a Petronilla, non dica quando gli occorre: sorgi, scrivi, sii forte, e cessato il bisogno del maestro non torni una povera inferma in perpetua agonia? Morto l'apostolo e guarita Petronilla, ella trovò che la sua vita non era più sua, ma del Cristo. Non era di quelle che ottenuto il miracolo se ne servono per offendere Dio, ma la salute la usò per l'interesse di Dio. La vita vostra è sempre mia, io ve la do, ve lo dovreste ricordare, ve la do come vita animale facendovi nascere e conservandovi vivi, ve la do come vita spirituale con la grazia e i sacramenti. Dovreste ricordarvelo e farne sempre buon uso. Quando poi vi rendo la salute, vi faccio conoscere, vi faccio rinascere quasi dopo la malattia mortale, dovreste ancora di più ricordarvi che quella vita, rifiorita quando già la carne sapeva di tomba, è mia, e per riconoscenza usarla nel bene. Petronilla lo seppe fare, non si è assorbita per niente la mia dottrina. Essa è come sale che preserva dal male, dalla corruzione, fiamma che scalda e illumina, è cibo che nutre e fortifica, è fede che fa sicuri. Viene la prova, l'assalto della tentazione, la minaccia del mondo. Petronilla prega, chiama Dio, vuole essere di Dio, il mondo la vuole, Dio la difenda dal mondo. Il Cristo le ha detto: se avete tanta fede quanto un granello di senape, potrete dire ad un monte: levati e va più in là. Pietro gliel'ha detto tante volte. Ella non chiede al monte di muoversi, chiede a Dio di levarla dal mondo prima che una prova superiore alle sue forze la schiacci. E Dio l'ascolta, la fa morire in un'estasi. In un'estasi, Maria, prima che la prova la schiacci. Ricordala questa cosa, piccola discepola mia.
Fenicola era amica, più che amica, figlia o sorella, data la poca differenza di età, di una decina d'anni circa. Non si convive senza santificarsi con chi è santo, come non ci si guasta convivendo con chi è guasto. Se il mondo se la ricordasse questa verità, ma il mondo invece trascura i santi o li sevizia e segue Satana divenendo sempre più Satana. La fermezza e la dolcezza di Fenicola l'hai vista? Che è la fame per chi ha Cristo a suo cibo? Che è la tortura per chi ama il martire del Calvario? Che è la morte per chi sa che la morte apre la porta alla vita? È sconosciuta dai cristiani la mia martire Fenicola, ma essa è ben conosciuta dagli angeli di Dio che la vedono ilare in cielo, dietro l'agnello divino. Ho voluto renderla nota a te per poterti parlare anche della sua maestra di spirito, per incuorarti a patire. Ripeti con lei: ora sì che fra questi dolori comincio a vedere il mio sposo Gesù, nel quale ho posto tutto il mio amore. E pensa che anche per te ho suscitato un Nicomede, per salvare dalle acque delle passioni il tuo io, che volevo per me, e per raccogliere quanto di te merita di essere conservato, ciò che è mio, ciò che può operare del bene all'anima dei fratelli. Bene, abbiamo sentito questa storia, come Gesù spiega, inedita, Petronilla e Fenicola. Abbiamo capito cosa è successo a Petronilla dalla spiegazione di Gesù. Una vergine, sapete che è discepola di San Pietro in persona, quindi istruita da San Pietro in persona. E questo ci fa capire come le vergini consacrate, di cui si parla già nella prima lettera ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi è una delle più antiche del Nuovo Testamento, non vorrei dire stupidaggini, ma insomma è collocata intorno al 50-60 d.C., se non ricordo male. I miei studi di queste cose sono quasi 30, 25 anni, insomma, adesso ormai, però è arrivata subito questa cosa, perché le giovani donne ardevano d'amore verso Gesù e non volevano sposarsi, non perché disprezzavano il matrimonio, ma perché amavano Gesù al di sopra di ogni altra cosa. E questa romana era circuita, come si capisce, da questo flacco. Allora, aveva chiesto, si era immolata come vittima, quindi chiedendo, capite, si capisce che era una bella ragazza, dice: troviamo un modo per non farci catturare dal mondo. E chiede la sofferenza, e Gesù la esaudisce, la rende gli dà la paralisi, guarisce poi dalla paralisi, chiede di essere sottratta dalla prova e muore in un'estasi. Ho visto come hanno partecipato alla Santa Messa celebrato da questo misterioso sacerdote, che poi si capisce essere Nicomede, come dice Gesù, e il ringraziamento che facevano queste vergini, insomma, presa la comunione, prostrate a terra, e lei muore nell'estasi del ringraziamento del post-comunio. Grande insegnamento. E poi una scena molto molto tipica dei martiri di un tempo, cioè la Vergine consacrata che viene circuita per forza, insomma, dal pretendente pagano, resiste, e quindi le solite storie, insomma, denunciata, poi le solite scene con l'altarino di Giove dove metterci l'incenso, non ce lo mettono, e quindi poi cominciano le torture, e poi la morte. Qui in questo caso il Signore ha permesso, insomma, che fossero fatte delle cose molto brutte a Santa Fenicola, come abbiamo visto, perché è stata spogliata e legata nuda alla colonna, si capisce, dalla parte di fronte. Quindi immaginate un attimo la scena, insomma, no? Quindi è una cosa abbastanza dolorosa sotto tutti i punti di vista. I martiri ci insegnano cosa significa credere con la loro fermezza indomita. I martiri non si piegano per nessun motivo, dinanzi a niente e a nessuno. Noi ricordiamo sempre che siamo tutti quanti cresimati,
e tutti quanti pronti al martirio, se Dio vuole. Diamo anche il desiderio, ecco, di questa giovane donna, 20 anni, di essere ricongiunta più presto al suo sposo. Io non mi stanco di ripetere, sono detto anche l'omelia di questa sera, che è impossibile che la morte faccia paura a un cristiano. La morte non fa paura a un cristiano, la morte è il giorno più bello della nostra vita. Dovremmo far suonare le campane a festa il giorno della nostra morte, insomma, no? Rivestire, i sacerdoti li vestono da sacerdoti quando li seppelliscono. Oh, dica voi, insomma, non fate mettere gli abiti neri o viola, insomma, perché i più belli bianchi o cose se ci dovesse essere, insomma, no? Quello è un giorno di festa, non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno. Gesù nel Vangelo dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e poi non possono fare nient'altro. Bellissima la frase che dice: tu potrai farmi del male nel corpo, ma la mia anima non me la può prendere. La nostra anima non lo può prendere nessuno, la nostra volontà non lo può prendere nessuno, ci possono fare quello che vogliono, ci possono togliere tutto, ma la nostra anima non la può prendere nessuno, a meno che non la consegniamo noi a qualcuno come un atto di volontà. Se avesse messo un pochino di incenso dentro il braciere di fronte a Giove, sarebbe stata la fine, ma non l'ha fatto. Ecco, chiediamo al Signore la grazia di essere nei nostri piccoli o grandi martiri che la vita ci riserverà, forse anche simili a questo, chi lo sa, forti come martiri, come possiamo e dobbiamo essere, in forza della cresima che a suo tempo abbiamo ricevuto.